Voglio fare qualcosa per te, Truman. Tu non stai bene. Perché vuoi avere un figlio da me? Tu non mi sopporti. Questo non è vero. Te la preparo una bella tazza del nuovo Mococoa? Con bacche di cacao naturali delle alte pendici del Monte Nicaragua senza dolcificanti chimici. Che diavolo dici, Meryl? Con chi stai parlando? Ho assaggiato altro cioccolato. Questo è il migliore. Ma che diavolo c'entra questo adesso con tutto il resto? Dimmi che sta succedendo! Beh, hai un esaurimento nervoso, ecco che sta succedendo. Ci sei dentro anche tu. Truman! Meryl! Mi stai facendo paura! No, tu mi fai paura, Meryl. Che cosa vuoi fare? Affettarmi? Grattugiarmi o sbucciarmi? Hai visto quanta scelta! Ah! Fate qualcosa! Cosa? Che cosa hai detto? Con chi parli? Niente! Non ho detto niente! Non ho detto niente! Sì, invece. Ti sbagli! Parla! Non ho parlato con nessuno! Avanti! Truman! Fermo! Non ho detto niente! Ti prego, alzami! Ferma, non muoverti! Truman? Truman! Oh, Dio santo, ti ringrazio, ti ringrazio! Marlo, come possono pensare che io continui? Non vedi che situazione? Così non è professionale! Shh, calmati! Andrà tutto quanto a posto. Si sistemerà, vedrai. Io non so che cosa pensare, Marlon. Forse sto diventando pazzo, ma mi sento come se il mondo intero mi girasse intorno. Il mondo è grande per un uomo solo, Truman. Non sarà piuttosto un tuo desiderio? Magari ti senti insoddisfatto di te stesso. Andiamo, Truman. Chi di noi seduto al cesso non ha immaginato di essere intervistato in uno show televisivo? Chi non vorrebbe essere famoso? No, è diverso. È qualcosa in cui sono coinvolti tutti. Sono il tuo miglior amico da quando avevamo 7 anni, Truman. A scuola siamo riusciti a sfangarla soltanto perché ci passavamo i compiti agli esami. Erano identici. Ma questo mi ha sempre dato sicurezza. Perché qualunque fosse stato l'esito, eravamo insieme nel giusto e insieme nell'errore. Ti ricordi quella notte che sono rimasto con te in tenda perché volevi giocare al Polo Nord? E ho preso la polmonite. Te lo ricordi? Non sei venuto a scuola per più di un mese. Tu sei come un fratello per me, Truman. Lo so che le cose sono andate diversamente da come avevamo sognato, sia a te che a me. So come ci si sente quando tutto sembra scivolarti via. Non ti dai per vinto e allora cerchi risposte altrove, ma sarei disposta a sacrificare anche la mia vita per te. Ma, ecco, io sarei disposta a sacrificare anche la mia vita per te. È l'ultima cosa al mondo che farei, è mentirti. È l'ultima cosa al mondo che farei. È mentirti. Davvero, pensaci, Truman. Se fossero coinvolti tutti, dovrei essere coinvolta anch'io.